Ciao amici, ieri sera ho letto su Facebook il post di una mia carissima amica che si chiama Nives Milani, che è la fondatrice, il cuore, l'anima, lo spirito di Radio Cortina, dove io ho partecipato a diverse trasmissioni. E siccome mi è piaciuto tanto, volevo prima di tutto salutare e ringraziare Nives e poi, ciao, e poi condividerlo con tutti voi. Provate a pensare di essere francesi, di avere un presidente che chiude tutto da mezzanotte, ma che l'indomani vi invita ad andare a votare nonostante gli oltre 6.500 contagiati. Poi provate a pensare di essere tedeschi, con la vostra cancelliera che annuncia un probabile contagio che coinvolgerà il 70% della popolazione senza prendere grosse decisioni. Fate ancora finta di essere inglesi, con il primo ministro che annuncia che molti dovranno abituarsi a perdere i propri cari come se fosse una cosa normale, in attesa di vedere morire oltre 400.000 persone. Provate a sentirvi spagnoli e vedere il vostro presidente Sanchez che dichiara lo stato di allarme chiudendo tutto ed emulando l'Italia solo quando scopre che la moglie è positiva al tampone, come se 7.500 casi non fossero sufficienti. Infine, provate a sentirvi statunitensi, dove un presidente, fotografato con un positivo, prima si rifiuta di fare il test, poi lo fa e offre $1 miliardo a una casa farmaceutica per avere in esclusiva il vaccino. Poi dichiara lo stato di emergenza e il suo popolo fa la fila fuori dai negozi, ma non solo quelli alimentari, ma soprattutto quelli di armi e munizioni. Bene, ora vorrei chiedere a tutti, in quali di questi paesi vorreste vivere in questo momento? Perché ripeto sempre la famosa frase di Marchionne: a volte dovremmo vergognarci meno, molto meno, di essere italiani. Brava Nives!